nell'episodio precedente di Giovani Leve. Questi ragazzi saranno gli uomini del domani e questi ragazzi sanno cosa vuol dire sacrificarsi, sanno cosa vuol dire lavoro, imparano a conoscere se stessi. La parola judo noi è formato da due kanji, judo, che significano in una traduzione letterale via della cedevolezza. Che cos'è la via della cedevolezza? È diciamo il miglior utilizzo dell'energia e la mutua prosperità. Quindi l'utilizzo della forza proprio dell'avversario e minore consumo energetico per raggiungere l'obiettivo migliore. Controllo non è controllo di avversario. Controllo io stesso. Il maestro Murakami è un personaggio prima ancora di essere un maestro, un personaggio da capire una volta che si impara ad averci a che fare, si scopre che non è soltanto il maestro che sta là, giapponese, che ti guarda, che ti sgrida se non fai il saluto fatto bene, che se trova le scarpe fuori posto le butta nel cestino. È anche il personaggio con cui fuori dal tatami si può scherzare. È ovvio che quello che lui ha portato è, per esempio, la capacità di dare un certo tipo di rigore, che forse a noi, anche per la nostra italica tradizione, manca. Non siamo come italiani molto rigorosi. Il fatto di avere un invito continuo ad esserlo ci aiuta a rimanere dentro i nostri binari. Hey. Tutti. Cerchio qua. E voi? Prenda cosa? In piedi, rotatela. E quanto arriva la rotatela? Possibile così? Primo, necessario controllo. Non è possibile così. Qua, mai controllo. Controllo qua. Controllo tutte le spalle. Prima, attack, controllo di spalla, così. Quando arrivo, controllo. Controllo. Avversario, giro con forza, allora attack. Leva, però controllo. Controllo dove? Spalla. Chiaramente con i cadetti bisogna lavorare di più sul lavoro di principio e di base, come abbiamo fatto in questi giorni, per uniformare tutto e poi fornire a chi si occupa della parte juniores e della parte senior già del materiale pronto da plasmare per le competizioni di maggior livello. Se poi lui sta in ginocchio, non è un problema perché ho il controllo sulla spalla. Di qua spingo e ribalto. La prima cosa che faccio è tenerlo vicino a me. Controllo.
Noi qui abbiamo dei campioni, lavoriamo con dei campioni, giovani, ricerchiamo dei risultati, però il judo diventa proprio un modo di vivere che ti permette di essere una persona migliore. Tanti tecnici, che sono tecnici lungimiranti, si vantano di questo, non tanto del risultato sportivo che riescono ad ottenere con i ragazzi, ma il fatto che tutti gli atleti, tutti i ragazzi che si sono impegnati nel loro dojo, che hanno imparato, che hanno progredito, hanno fatto della dedizione, dello spirito di sacrificio, di tutti i contenuti di uno sport di combattimento duro, complesso, ma anche affascinante e articolato nella sua filosofia, un modo di vivere che li ha aiutati ad essere delle persone migliori nel loro ambito.